riassumere questi 4 mesi difficili che hai vissuto lì, giocando poco? Sì, difficili perché ho giocato poco. Quando si gioca poco è difficile per tutti. Lì comunque ho la mia famiglia, quindi ero titubante, nel senso lasciare la famiglia per 4 mesi solamente. Però la voglia di riscatto, di rivalsa era tanta. Sono venuto qua perché comunque vado col direttore, conosco l'ambiente, è una squadra che vive di calcio. Quindi un giocatore, giocare in uno stadio così con la gente che si sente molto molto calda la squadra, è quello che cercavo. Ah, Lecce, guardiamo sulla carta, c'è una squadra da Serie B, da playoff, ma purtroppo in Serie C i nomi e il trascorso non conta. Conta correre, conta la voglia di fare bene, di emergere. Purtroppo a Lecce sono 3 anni che si perdono finali, quindi la squadra quest'anno è un'ottima squadra, i risultati non venivano e io ho giocato pochissimo, quindi era mia intenzione cambiare aria. Ci sono stati problemi? Sì, poi c'è un aneddoto, la partita si fece male a Giampà, si fece male con me proprio, quindi ricordo questo brutto esempio. Però sì, la partita fu bella da una parte e poi ci fu la disgrazia di Giampà, l'infortunio. Però ricordo con piacere quella partita. Tra l'altro per voi fece la parte del Leone Pielano, vi siete sbagliati di qualche mese qui. Sì, l'ho incontrato all'andata quando abbiamo giocato con il Lecce qui, ci salutammo. Bravissimo ragazzo anche lui, mi dispiace che è andato via. E proprio che partita hai visto all'andata? Una partita abbastanza... L'andata, il Messina era una squadra un po' aurita, veniva da tanti risultati negativi se non sbaglio, no? Quindi facciamo gol subito noi con il Lecce. Sono stati bravi loro a crederci fino alla fine, a non mollare, e l'hanno vinta con il carattere.